Ciao ragazzi, come va? Ciao John, Tutto a posto? tutto benissimo. Tutto benissimo. Cosa ci presentate? Allora, presentiamo dei brani nostri costruiti su mie poesie, tematiche diverse, momenti diversi, e insomma, proveremo a trasmettervi qualcosa cercando di mischiare due arti che possono sembrare distanti, ma in realtà sono solo modi di esprimere se stessi. Grazie mille, vi lascio a voi. Non ti ho mai chiesto di restare, dichiarandoti condizioni. Mai chiesto di farmi restare, dichiarando che in caso contrario, ah, tu non sai, vedrai, in caso contrario, che potrei non esserci. Ti ho mai chiesto più di quanto volessi darmi, e se forse quello che ti do non è abbastanza, non ti ho mai investito della mia vita, non ti ho. Io sono ora e dunque non sono ciò che vuoi. Cosa vuoi? Io so che da me ho richiesto ogni svolta e agisco e inciampo e provo con la fiducia e non so nulla del nuovo in cui mi lancio. E tu invece sembri pretendere. Il bene che per me è un dono, quel che mai per me andrà preteso. Tu, con un ombrello, mi ricordi che è doveroso e con un ricatto che mi avevi avvertita che è colpa mia. Ora, ma per sempre. Thank you.
Io non credo in te, tanto da pensare sia più di così, da dire che domani muori bisogno di ricatto, più forte di questo, più attaccato alla bellezza. Muori affezione al nulla. Spero nella vita. Credo nel flusso. Primi piani, scatti bruschi, investiti di tensione, vestono i toni, fanciulleschi e spietati, impauriti e velati da ogni difesa praticabile, odiata, inevitabile. In un gioco all'ultimo sangue, in un duello di schermanti infiammati da un sangue comune. Storie antiche e regressive, irresistibili agli occhi del rancore,
affascinano il qui ed ora, rendendolo obsoleto, plasmandolo ad arte sullo stampo del vissuto. Immagini remote riecheggiano nel suono dell'oggi, sapori di un tempo allontanano da ciò che è. Coraggio e avanza sbalorditivo contro ogni premessa, contro premeditazione, aspettativa e maledizione. Thank you.
il granchio che avanza, sbalordito contro la logica, contro ogni voce sul suo conto, contro il suo conto, oltre il suo io, oltre il confine, verso la gioia. Abbandonata, oltrepassata, granelli che si districano ad ogni timido passo in avanti. È difficile sentirsi libera e sentirsi donna, sentirsi vera di base e sentirsi donna per quello che vuoi dire. Cosa donna è? Perché ancora? Perché modo per dire vera? Perché senso di colpa? Vergogna? Perché sesso, violenza, desiderio, peccato, voglia, vendetta, forza, richiesta. Un mondo dove io e me non possiamo amarci, non possiamo amare. Io e me, sole nella bolgia. Ba 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 ba
Io nel mondo, io nel dubbio, io e il mondo. Chissà come farà lei e chi per lei a mantenere l'entusiasmo, a nutrire la voglia calda nel cuore di chiamare, annunciare e a quanti e con quanta gioia. Chissà dove la trova lei la gioia e quell'entusiasmo, carica per vivere, sognare, sperare, nutrire la vita. Dove lo trova il senso di essere sana, di essere sobria, naturalmente positiva, carica senza false batterie e in piedi senza stampelle, di veleno, di bruttura. Come, invece, sentirsi distrutti?
ma mai così tanto, mai a quel punto, mai ad un punto. Ed io è una vita che sono al punto, e ne aggiungo due e lo risemantizzo, ma chissà che così non perde significato, senso. Chissà se così non è solo mascherato. Scriverei e scriverei per sempre, da sempre, e chiederei aiuto da sempre, sempre. Invece quanta voglia di arte, vita, senso dell'esotico, esordio, vita a tinte rosse, ocra come la passione, violenta, vivace, calda e arrogante. Presume di vivere universo nella sua totalità d'essenza. Il suono percussivo, il ritmo violaceo, cristallino di sporcizia, sincero di caducità, complesso. Samba a bassa pulsazione, abbracciata,
Incrocio di mani al vento. Infima elevazione degli animi baudelairiani. Titani pronti a sgretolarsi come sfilacciate vibrazioni. Paesaggi lenti, morbidi, di mondi purpurei. Come non cambia nulla, come tutto scorre, impercettibile. E quel mutamento rimane fragile, tanto quanto è capace di durare. E quell'intenzione, inviolabile, ancora e nonostante il giorno in cui si inneggia alla nascita. Thank you.
venuta al mondo, nuda e inviolata, curiosa, innocente, pronta e affamata, senza freni e ricca di limiti, figlia della natura, incontaminata, entusiasta. Celebra la nascita, è quotidianamente morente, rassicurante e spento. Distrutto. E nel giorno in cui si ricorda di essere al mondo, si avvia titubante, lontano, triste. Se rimarrò qui, con la testa che scoppia, sarà ancora e solo mio il peccato. Potrò sentirmi sconfitta da te, dal mondo, dalla bellezza e dall'amore, ma lontana dall'essere vinta. Sono ai passi del pozzo, vicino a una resa che non sa esistere una volta per tutte. Sono una vincitrice perdente, una gladiatrice nuda,
e armata. Guardo l'abisso senza retrocedere e senza fare il passo, senza decretare un vincitore. Sono io, libera tra le mie sbarre. E non sono io, con la faccia schiacciata sul metallo, freddo e assassino, di marzapane, barriere di sabbia magicamente efficaci. E mentre la testa va e il corpo segue, la testa fugge più forte e io non ho che sabbia fuori e dentro me. E fisso il tramonto e chiudo gli occhi ai colori dell'alba e piano piano mi convinco non esista. Ascoltata, ma davvero? Qualcuno persino, qualcuno di fino, mi sente? Quanto rido. Quando parlo senza riscontro, quando non ho ascolto, quando sono nuda di fronte al sordo. E se sono muta, di fronte al sordo, non voglio più ascolto, non voglio più. E allora ecco che, sentiti libero di non vedermi, sentiti libero di ferirmi, calpesta e infierisci. Non ho più nulla per cui provare, sgombrata dalla speranza, dall'onere della fiducia. Sono salva.
scalfiscimi con questa tua lama. Quella che non sa dove colpire. Che non sa dov'è carne. Dov'è sangue. Sembro tanto fatta d'aria e posso respirare a pieni attributi la leggerezza di questi quintali di apatia. È sufficiente un odore a riportarmi là, a rinchiudermi, a sotterrarmi ancora, come se nulla fosse accaduto, costruito, cambiato.
Basta il rumore giusto a farmi sentire sbagliata. E io sono di nuovo immobile nel vuoto. Basta il silenzio giusto. A farmi sentire sbagliata, zoppicante e deviata, pronta alla distruzione. Quale istinto di rovina e quale senso di condanna, inevitabilità di un destino, di morte. La mia muffa che torna sovrana e che si abbraccia ad anni che finiranno, a rotture che si susseguiranno, sempre più rancorose, più dolorose, fino all'annientamento finale. Se ci penso, è un raptus, la follia di un attimo, la mente che fugge. Non c'è, fugge, ti lascia lì, nel mezzo, nel caos, un gesto omicida, improvviso, imprevisto, la durata di un delirio. Colpo su colpo, massacri il suo viso, pugno su pugno, senza respiro, senza vista, un fischio nelle orecchie, le mani che bruciano, occhi spalancati, ciechi, vuoti, persi nel loro vuoto, immobilizzati. Fa, 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 fa
Finché il corpo diventa cadavere, il viso coperto di sangue, senza respiro, e finalmente la coscienza. Il terrore della tua violenza, il senso di colpa, il bisogno di rimediare, l'urgenza, la fuga, la gola che brucia, le lacrime, la paura, trema, dita scorticate che grattano via il sangue. E poi il sangue diventa acqua e ti accorgi che prima non avevi che il nulla, quell'assenza che ti ha spinto a creare rosso al maremoto e che ora non hai che nulla. E questo era il nostro ultimo pezzo, quindi... Chi è che è il mona che sbatte il tavolo urlando? Citazione sua. Che bello, ragazzi, complimenti. Grazie. Facciamo un altro applauso. Francesca Foglia, Alessio Dal Checco. Ma vi possiamo chiedere come è venuta l'idea di questo concetto, di questo spettacolo? Che va al di là del concerto o di altro, direi, non so. Allora, io ho questo brutto vizio di scrivere poesie. Ok. Ogni tanto non le rileggo mai, e quindi un giorno, presi da un raptus, per citare l'ultimo pezzo, abbiamo detto: ma perché non facciamo un duo, ma perché non facciamo qualcosa di ancora più originale, di sax e voce, perché poi insomma alla fine, cioè, tutti fanno tutto. Mi ha detto: dai, usiamo le tue poesie, ma giusto perché erano lì, cioè nel cassetto, e dici prima o poi magari qualcuno, anch'io stessa le leggerò. E infatti la prima volta che le ho lette non è andata molto bene, cioè leggevo cose e poi mi veniva da dire parola del Signore alla fine, perché sembrava una raccomandata proprio, quindi niente, rileggendole abbiamo detto: ma
Insomma, costruiamo del suono su questa parola, rendiamo la parola suono, suono colore, suono frase, un po', insomma, mischiamo le arti e facciamo qualcosa di vagamente sensato, spero. Cioè, quello è quello che volevo ottenere, vagamente sensato. Bellissimo, bellissimo. Spero che abbiate occasione di... Perché secondo me questa cosa può avere senso in giro. Cioè ci sono... Vagamente sensato, no, quindi davvero. Ce l'ho fatta. Ci sono volte in cui... sono venuti qua un gruppo tempo fa, il Trio Esatto Quartet, che era una roba che era particolare. Io sto cercando di far venire progetti interessanti qua. Ci sono alcuni progetti che sono difficili magari da portare. Credo che questo abbia senso nei teatri. Potrebbe interessare. Fruibilissimo. Lo disse anche il sassofonista qui. Sì. Quello là? Sì, lui. Flicornista fra poco. Ah sì, facciamo un appello. Chiunque volesse donare per aiutarlo a comprarsi un sassofono. Crowdfunding. Cosa vuoi adesso? Il baritono? Insomma, però... Flicorno. Lo fate per il vostro ascolto? Un flicorno baritono. Chiunque volesse progettare un flicorno baritono... Ma il flicorno baritono praticamente è quello. Questa era cattiva comunque, No. Devo dire. Va bene ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Voi non avete bis, non so, volete riproporre qualcosa? Se volete ovviamente. Faccia di Ale. Ok, allora, dato che mi sento particolarmente femminista, strano, faremo una donna. Perché hanno anche dei titoli questi brani, naturalmente. Però non si può adesso dire tutti i titoli singoli perché non avrebbe senso. Cioè, quella, quella dopo era quella dopo, esatto. Ancora. Prossimamente il libro. Il flicorno o il libro? È un po' un flicorno a forma di libro o un libro a forma di flicorno. Vedremo. Baritono. Ci piace commissionare arti, quindi vedremo. Diamo colpa qua al... è sbagliato perché tu dovresti suonare il sassofono, invece sei... Beh, l'altro giorno mi ha dato anche a me del fonico, per cui da qualunque, anche un po' distributori d'acqua volendo. Si terrà questa cosa tutta la vita. Ma poi ve la vedete fuori. A colpi di sassofono. A colpi di flicorno. È difficile sentirsi libera e sentirsi donna. Sentirsi vera di base e sentirsi donna per quello che vuoi dire. Cosa donna è? Perché ancora? Perché modo per dire vera? Perché senso di colpa? Vergogna. Perché sesso? Violenza. Desiderio? Peccato. Voglia? Vendetta. Forza? Richiesta. Un mondo dove io e me non possiamo amarci, non possiamo amare. Io e me. Sole nella bolgia. Vai.
Quindi che dire, stop al patriarcato, viva l'arte, bella a tutti. Bravi.